per chi sbaglia. Ci sono poi una serie di altri interventi e arrivo quindi al secondo obiettivo, quelli della semplificazione, che vanno dal codice sugli appalti, che ha visto approvare in via definitiva la delega al governo, che stiamo riscrivendo in modo semplificato. Questo lavoro va in parallelo con la massima rilevanza che fin dall'insediamento del governo abbiamo dato all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ma anche due ulteriori decreti legislativi approvati in Consiglio dei Ministri nel primo pacchetto di attuazione della riforma della pubblica amministrazione, che sono quelli sul reclutamento e sulla revoca per mala gestione dei direttori sanitari e quello più in generale sulla trasparenza che dovranno rispettare le diverse amministrazioni per avere un controllo sociale dei cittadini su come vengono spese tutte le risorse pubbliche nelle amministrazioni. Grazie. Grazie Ministro, ha facoltà di replicare il deputato Simonetti. Prego. Sì, grazie. Vede, Ministro, qui non è un problema di tempistiche o di leggi. Qui il problema è che lo Stato deve dimostrare autorità e autorevolezza nei confronti innanzitutto dei propri contribuenti, che sono quelli che pagano appunto tutti i servizi che lo Stato deve fornire, e autorevolezza nei confronti di quei dipendenti che si comportano, come abbiamo detto, in maniera fraudolenta, che utilizzano i loro incarichi in maniera per procurare corruzione, per procurare appunto una sorta di infedeltà nei confronti di tutti quei contribuenti che tra l'altro gli pagano anche lo stipendio. Quindi dobbiamo dare delle certezze ai cittadini. Quindi a quei funzionari che falsificano i documenti affinché qualcuno in maniera irregolare possa percepire la pensione, ecco, a quei funzionari bisogna togliere la pensione, sospendere la pensione. A quei tecnici che dicono di lavorare presso l'ASL e invece sono nel loro studio professionale a fare la libera professione, devono essere radiati dall'albo, così come quei geometri che dicono di essere nell'ufficio pubblico, ma invece sono a casa loro a fare il frazionamento, fare gli accatastamenti. Bisogna radiarli dall'albo affinché non abbiano più la possibilità di lavorare. Grazie. Grazie collega. Passiamo all'interrogazione numero 3975 della deputata Santerini concernente problematiche relative al decreto ministeriale numero 850 del 2015 recante disposizioni per le attività di formazione dell'anno di prova dei docenti neoassunti con riferimento ai docenti che hanno ottenuto il passaggio ad altro ruolo o ad altro insegnamento. La deputata Santerini ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego. Signor Ministro, con un decreto ministeriale del 2015 il Ministero ha dato le disposizioni per l'immissione dei docenti, sia quelli neoassunti che quelli che dovevano fare passaggi di ruolo. Mentre per i neoassunti è evidente che devono ripetere l'anno, di prova, è stato chiesto anche a chi ha fatto soltanto un passaggio di ruolo di ripetere appunto quest'anno di prova, nonostante l'abbiano già fatto.